spettacoli, eventi, shopping, negozi aperti, aperitivi e cene sotto le stelle. Torna la grande festa di Pescaiola, l'evento targato Confcommercio che tocca le 11 edizioni. E se è l'11ª edizione, dicevo prima, un motivo ci sarà, forse è la più sentita, la più particolare, come dicevo sono più che manifestazioni commerciali, sono feste di quartiere, che sono quartieri che diventano quasi frazioni, quindi con un forte senso di appartenenza, in questo caso come dire promosso e con la loro funzione da parte anche dell'associazione di categoria. Sabato 8 giugno dalle 17 all'una di notte la grande festa estiva che animerà l'intera area di via Alessandro Dal Borro, via Benedetto Croce e largo Primo Maggio. È un momento molto importante, è fortemente voluta dai commercianti di questo bellissimo quartiere, che sono tanti perché sono oltre 50 le attività che aderiscono a questa bella iniziativa, che per quella sera, come dire, si metteranno fra virgolette in mostra per farsi scoprire o riscoprire dalle persone che vorranno passare qualche ora di divertimento e di svago. Qui effettivamente loro ci stanno 365 giorni all'anno e con le loro luci accese sono un presidio molto importante. Noi siamo lieti di partecipare anche per questo anno a questo evento di Pescaiola da vivere, proprio perché nei nostri principi, nella nostra storia, nel nostro statuto, la nostra banca è fortemente radicata nella crescita economica del territorio dove anch'essa lavora, soprattutto con la consapevolezza dell'importanza del legame con le associazioni di categoria che rappresentano un elemento indispensabile per la crescita del territorio. Per gli amanti dello shopping, promozioni e offerte nei negozi della zona, sarà poi la gastronomia una delle grandi protagoniste della serata, con gli esercizi del quartiere ai quali si aggiunge l'area street food, immancabili spettacoli di intrattenimenti musicali ed infine un'area dedicata ai più piccoli. Novità di questa edizione, la partecipazione di due associazioni della zona, l'associazione archeosofica con una dimostrazione dal vivo della pittura iconografica secondo antiche tecniche e l'associazione artes nel cuore del legno, che invece eseguirà una scultura in bassorilievo. Ci saranno davvero tante occasioni per fare questa festa e per animare ancora di più un quartiere che già di per sé è molto vivo, ma che in questi momenti dilata con appunto le sessioni serali, notturne, questa vitalità naturale.